Amiche ed amici di montediprocita.com, buonasera. Siamo anche stasera nel Club Napoli Monte di Procida e anche stasera vi raccontiamo di una cosa bellissima. Settimana prossima sarà la settimana della trasmissione nazionale popolare per eccellenza, vale a dire il Festival di Sanremo. E questo mattacchione qui, Domenico Mazzella, ha pensato ad una cosa bellissima. Peraltro, tu... perdonatemi, forse no, l'avete... No, va benissimo, è lui. Poi spiegherete voi il tutto. Però dicevo, tu il Festival di Sanremo l'hai sempre seguito anche per una questione professionale. Noi, come fan, l'abbiamo sempre ascoltato e sempre seguito. Tu avevi anche un motivo in più. Avevo un interesse maggiore perché, come forse tutti non sanno... Il primo negozio di musica, e forse l'unico negozio di musica a Monte di Procida, è stato Fotocolor Gustavo. Esattamente. E Paco, che al di là della regia è stato un super collaboratore della nostra attività, era il nostro consulente dopo Sanremo, cioè l'indomani di Sanremo della prima serata, si chiamava Paco e mio padre si confrontava con lui dicendo: chi dobbiamo acquistare di più, chi prendiamo, secondo te chi vince, chi è buono per la discoteca, chi è buono per... Pensa. E quindi io diciamo sono cresciuto realmente con il mito di Sanremo, nel senso, per me arrivare a febbraio per me è Sanremo, certo, quindi è giusto, io è giusto. Faccio le serate di... Detto questo, Domenico, facciamo presentare a Daniela. Cosa state progettando per quelle sere? Si parte, vi ricordo, martedì prossimo, si arriva alla finale di sabato. Se non erro, il venerdì sarà la serata delle cover, quindi esatto, ci sarà un esatto. duetto tra chi partecipa con Sanremo con altri artisti. Per dirmene una, me ne viene in mente Annalisa, che sarà in coppia con i rappresentanti di lista. Posso dire la mia? Dopo passo la parola alla sì. grande. Allora, l'idea è venuta da Daniela con le sue amiche, che già nei passati Sanremo, loro tra le chat, abbiamo diciamo tra Facebook, come c'era questo gruppo di ascolto che... che bella questa, ma che vestito che c'ha, e tante altre cose. È vero. E Daniela qualche mese fa è venuta al negozio e dice: ma visto che noi abbiamo parlato del nostro gruppo di ascolto, ma perché quest'anno non facciamo qualcosa di diverso, lo seguiamo dal Club Napoli, in modo che siamo insieme, oltre ad interagire sui social, facciamo il passo avanti, quello che dovrebbero fare penso un po' tutti i giovani, riuniamoci. È vero, verissimo. Allora, peraltro, scusami, sì. adoro Sanremo perché anche noi abbiamo un gruppo di cugini sparsi purtroppo per il mondo, Inghilterra, Toscana, America, e ti posso garantire che le quattro serate del festival siamo tutti lì a messaggiare e a commentare i vestiti, i look, ecco, le canzoni, quindi bellissimo, saremo forever. Infatti, prego, Franco, Daniela. Sono un po' di anni che abbiamo organizzato questo gruppo di ascolto su Facebook e ormai lo aspettiamo come un evento fisso. Siamo tante amiche, abbiamo tutte delle belle lingue biforcute, commentiamo soprattutto i look delle donne, delle vallette, delle cantanti, i capelli, il vestito, le canzoni, diciamo che non le ascoltiamo neanche. E poi c'è un problema. Nell'ultima edizione anch'io mi sono fatto distrarre un pochettino, anch'io nell'ultima edizione penso che anche Franco forse c'era qualche artista che ci ha distratto un po'. No, vabbè, dai, non so, vogliamo, bene il nome, no. Ma inizia con lei. Elodie, diciamolo, possiamo dire. E allora voglio dire, questo gruppo di ascolto si riunisce per tutte e quattro le sere. Il problema è vero. Il problema grande è la resistenza, perché finisce sempre più tardi, a volte proprio. Sono ancora più artisti, sono 30 big. 30 big? 30. Bene, io la mia resistenza lo dico, 10 e mezza a 11, poi abbandono il gruppo e continuano a commentare le nottambule. Comunque, quest'anno appuntamento, c'è questa bellissima novità, ci troviamo in presenza, sicuramente Domenico, la prima serata sicuramente la facciamo, tutto il gruppo d'ascolto è invitato, non sto qui a citarle tutte le ragazze, ma logicamente è aperto anche a tutto. Esatto, anche quelli che oggi vogliono entrare, sì. Ma che cos'è questo gruppo d'ascolto, cosa fanno? Venite, ci divertiamo insieme. Portate qualcosa, l'umanettone, qualche brandina si può mettere, perché sì, io ho sì, un attimo di cedimento. Sì. La sede permette tutto. Okay. Quindi ci siamo. La prima sera, poi la seconda e la terza diremo... Ci riposiamo e ci diamo energia per vederci nel duetti il venerdì. Bella, perché quella sera secondo me che è la più bella, possiamo anche ballare, sì, cantare. Noi...
Ma noi siamo pronti già col microfono, vedi, proviamo pure, cantiamo già, appena loro si esibiscono facciamo la nostra prova per vedere se siamo stati bravi, se l'abbiamo capita subito. Però venerdì per partecipare, direi, Franco, dimmi se ti piace questa idea, si deve anche mangiare, bere, non esageriamo, poco. Poca acqua, bere poca acqua e poi tutti. Ottimo. Quindi faremo un cena Sanremo. Ragazzi, mi permetto solo di aggiungere una cosa. Vogliamo ricordare il Fanta Sanremo. Perché al di là di questo non sapevamo nemmeno dell'appuntamento che Domenico e Danila stavano creando in presenza qui nel club. Come montediprocita.com avevamo lanciato il concorso Fanta Sanremo, che è un concorso online ormai famosissimo, diciamo, viene conosciuto anche dagli artisti in gara, e quindi avete la possibilità di iscrivervi alla Lega montediprocita.com e seguire quindi Sanremo insieme a Domenico e Daniela, e poi il Fanta Sanremo insieme a noi. Abbiamo anche delle sorprese. Ragazzi, quindi abbiamo detto da martedì a sabato, sì. La prima serata sicuramente siamo qui in presenza al Club Napoli, si trova praticamente su Corso Umberto, un pochino più avanti del Barpina, per dare l'idea. Più avanti del Barbina, ma un pochino prima di Fotocolor Gustavo, così ho detto tutto. Grazie. E la prima sera sicuro, molto probabilmente quello delle cover, e forse la finale, fino al mattino, poi colazione tutti insieme. Non c'è bisogno né di biglietto né no. Nulla, c'è solo bisogno della voglia di divertirsi insieme. Grazie a tutti. Buonasera. Ciao ragazzi.